ragazze venete che vanno a lavorare a Milano. Dai, dopo ti racconto una barzelletta pulita bella. Dai, l'orecchio. Sì. Io aspetto la barzelletta. No, no, aspetta, poi te la racconto. Aspetta. È una votazione degna che quindi ti consegna una reazione. Racconterò quella degli uccelli. Benissimo. Beh, oddio, mi devo preoccupare? No, mi preoccupo. No, i volatili. Mamma, mamma, allora anch'io voglio sapere che... Amore, qual è l'uccello che porta i bambini? È la cicogna. Come tu racconti la barzelletta, lei retra. Tra un po' sparisce, capito? Allora, c'erano due. No, allora, aspetta, aspetta. La spieghi, Milly? No, guarda, guarda, selvaggia. Adesso tu ci metti pure tu. No, spiegamela, Milly. No. Te la spiego io. Io te la voglio. Allora, due amici si incontrano. Stasera è stata pazzesca, quindi adesso doppia barzelletta, però. No, aspetta. Finale sabato te ne racconto una che faccio cadere dalla sedia a tutti. Oddio mio! Queste sì che sono soddisfazioni! Io chiedo perdono a Milly. Milly, perché poi dico a Milly, guarda, le racconto pulite, stai tranquilla. Poi come attacco lei intuisce, vai dietro le quinte. No, stai tranquilla, non accidenti con te. No, però l'IVA è IVA perché IVA. Cioè, IVA sì, mi dovete prendere tu. Come sono. Milly, però devo dire che, scusa, pubblicamente devo dire che Milly, ma non per sviolinare, che a me non me frega niente, perché sono fatta così, è la donna più straordinaria che abbia mai incontrato. Una forza. No! È vero. Sei un manager, lei potrebbe essere il più grande manager del mondo. Lei si occupa di tutto, sa tutto. Ma guardate, sabato scorso lei, durante la clip, lei stava proprio con te, credo, mettendo a posto il velo. Il velo, viene lei, sì, è venuta tutto. Milly. Allora, Milly, non ti volevo imbarazzare, ma è troppo divertente, anche perché sabato io mi ha già detto che ne ha una pronta.